Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del corso online di chimica organica. Nel video precedente avevamo cominciato a dare un'occhiata alla conformazione dei ciclesani sostituiti. Avevamo visto che quando mettiamo un sostituente in un ciclesano, questo avrà un'energia diversa a seconda che si trovi in posizione assiale o in posizione equatoriale. Oggi approfondiremo il discorso vedendo cosa succede se invece di un solo sostituente ne mettiamo due. La prima cosa che dobbiamo dire è che nel momento in cui ci sono due sostituenti non dobbiamo più soltanto preoccuparci del fatto che possiamo avere diverse conformazioni, quindi diversi conformeri, ma anche del fatto che possiamo avere diversi isomeri geometrici. Ricordatevi che mentre nei conformeri potevamo avere il passaggio da una molecola all'altra in continuazione, negli isomeri geometrici invece ogni molecola è rigidamente bloccata nella sua struttura, quindi non ci può più essere interconversione tra una molecola e l'altra. Cerchiamo di vedere praticamente cosa vuole dire. Come al solito prendiamoci il nostro ciclesano. Quindi un cloro lo mettiamo per esempio su questo carbonio, chiamiamolo 1, e sul carbonio numero 2 mettiamo un secondo cloro. Ok? Quindi questo qua sarà 1, 2 di cloro ciclesano. In realtà sono due molecole che si possono chiamare 1, 2 di cloro ciclesano. Perché? Perché i due atomi di cloro possono stare dalla stessa parte o da parti opposte. Che vuol dire? Prendiamo come al solito il nostro modellino molecolare. Come vedete è il solito modello del ciclesano. Come vedete la conformazione è quella a serie, in cui quindi un atomo è sopra e l'altro atomo è sotto, che è quella più stabile, abbiamo visto. E questa volta l'ho sostituito mettendo due atomi di cloro. Eccoli qua. Vedete, in questo caso, questo atomo di cloro e questo atomo di cloro sono da parti opposte rispetto al piano della molecola. Ok? La molecola in realtà non è perfettamente planare, però c'è un piano comunque, no? Rispetto a questo piano che taglia la molecola a metà, uno è sopra e l'altro è sotto. Questo tipo di isomero si chiama isomero trans. Per rappresentarlo sul foglio possiamo usare le rappresentazioni col cuneo e col tratteggio. Cosa vuole dire? Quando vogliamo indicare che un legame si trova sopra il piano del foglio, usiamo il cuneo. Quindi 1 e 2. Eccolo qua. Un bel cuneo. Quando invece vogliamo indicare che un legame si trova sotto il piano del foglio, usiamo il tratteggio. Ok? Quindi in questo disegno che abbiamo visto, quello che sto rappresentando è che voi lo state guardando in questa maniera, quindi questo è il piano del foglio, scusate, in questa maniera, questo è il piano del foglio, questo è il ciclesano con i suoi 6 carboni, dopodiché avete un cloro che vi viene davanti, che è rappresentato col cuneo, e un altro cloro che va dietro, che infatti è rappresentato col tratteggio. Ok? Questo quindi è l'isomero trans. Trans da parti opposte. Analogamente posso anche avere un isomero cis, per cui se io stacco questo cloro e lo metto per esempio di qua, eccolo qui, ora i due clori si trovano dalla stessa parte del piano. Questo isomero si chiama isomero cis. Quindi come lo andrò a rappresentare? Lo andrò a rappresentare in questa maniera, ho sempre il mio bel ciclesano, e questa volta i due clori saranno per esempio entrambi sopra il piano. Ok? Quindi questa prima molecola si chiama trans 1-2 ciclesano, mentre questa seconda si chiama cis 1, 2 di cloro ciclesano. Ok? Trans e cis. Notate che in questo caso potevo anche invertire, cioè potevo mettere
il cloro sul carbonio 1 dietro e il cloro sul carbonio 2 davanti, e nella struttura C se metterli tutti e due davanti o tutti e due dietro. In questo caso è la stessa identica cosa, perché la molecola è simmetrica. Ok? Vedete che qui c'è un piano di simmetria che taglia a metà la molecola. Ok? Per cui la posso ribaltare come voglio. Vedremo che quando le molecole non sono simmetriche, allora avremo altri tipi di isomeria. Comunque ne parleremo più avanti. Per ora limitiamoci a dire che possiamo avere un isomero trans e un isomero cis. Ok? Allora, prima cosa che dobbiamo chiedersi: è più stabile l'isomero trans o l'isomero cis? La risposta a questa domanda in realtà è abbastanza banale, no? Ovviamente l'isomero trans sarà più stabile. Perché? Perché nell'isomero cis i due atomi di cloro, che sono ingombranti, sono più vicini rispetto all'isomero trans, perché nell'isomero trans invece no, sono da parti opposte. Nell'isomero trans questo cloro starebbe qua, giusto? Per cui è più in basso. Tuttavia, mentre se vi ricordate, no, nel caso dei conformeri, quando dicevamo che una forma è più stabile, voleva dire che la maggior parte delle molecole si trovava in quella forma, in questo caso, come ho detto prima, si tratta di due molecole completamente diverse. Sono separate l'una dall'altra, hanno proprietà fisiche diverse, proprietà chimiche diverse, sono completamente diverse. Voi potete andare dal vostro produttore preferito di prodotti chimici e ordinare il trans 1,2 di clorociclesano o il cis 1,2 di clorociclesano. Ok? E una volta che li ordinate, siete sicuri che avete quello. Non può esserci interconversione tra una molecola e l'altra. Mentre, per esempio, non ha senso andare a ordinare del ciclesano a sedia. Perché? Perché ovviamente tra i due conformeri c'è sempre un equilibrio continuo. Per cui anche se riuscissimo a ottenere ciclesano a sedia pure al 100%, comunque dopo un decimo di millesimo di secondo la miscela sarebbe di nuovo un equilibrio di entrambe le forme. Anche se poi la forma a sedia sarebbe quella prevalente. Detto questo, facciamoci un'altra domanda. I sostituenti, è meglio metterli in posizione assiale o in posizione equatoriale? Questo è di nuovo importante, perché? Perché mentre abbiamo detto l'essere trans o cis è una questione di isomeria geometrica, quindi qualcosa che noi non possiamo cambiare, se mi dai il cis e il cis, la conformeria, quindi se i due atomi sono sugli atomi equatoriali o su quelli assiali, invece è qualcosa che è un equilibrio continuo, ok? E che quindi devo stabilire io qual è la forma più stabile. Come abbiamo visto nello scorso video, in generale è sempre meglio mettere i sostituenti più ingombranti in posizione equatoriale. Ricordatevi infatti che la posizione assiale è eclissata rispetto a questi altri idrogeni, no? Per cui ho questo tipo di interazione. La posizione equatoriale invece è molto più lontana rispetto agli altri idrogeni. Ok? Per cui i sostituenti si cercano sempre di mettere in posizione equatoriale. Ora, se noi prendiamo il cis 1,2 di cloro ciclesano, in realtà non abbiamo scelta. Nel senso che se questo cloro lo metto assiale, allora questo deve stare equatoriale per forza. Perché se questo cloro lo mettessi assiale, otterrei l'isomero trans, quindi otterrei l'isomero sbagliato, no? Per cui devono essere per forza entrambi, cioè uno in equatoriale e l'altro in assiale. Se facessi il contrario, quindi se questo qua lo mettessi in equatoriale, allora questo dovrebbe essere messo in assiale. Per cui non ho scelta. Ho una sola conformazione possibile, oltre che a sedia o barca, però ora noi parleremo soltanto di quella a sedia. Ma cosa succede se invece parliamo del trans 1,2 di clorociclesano? Allora, nel caso del trans ho due possibilità diverse. Perché? Perché posso avere o l'isomero trans, ok? Qua mettiamo l'altro idrogeno. Quindi isomero trans in cui i due clori sono in posizione assiale. Questa è la forma meno stabile. Perché è meno stabile? Perché ho sempre ogni cloro che interagisce con gli altri idrogeni, no? Per cui ovviamente è un'interazione sempre sfavorevole. L'altra possibilità è di provare a metterli entrambi in equatoriale. Per cui questo lo metto di qua, questo va qui e questo lo metto di qua. Ok? In questo caso ho di nuovo ottenuto un isomero
trans, ma in cui i due clori sono in posizione equatoriale. Di conseguenza, questa conformazione sarà quella più stabile. Vediamo sempre come possiamo scrivere sul foglio poi diciamo, queste cose che abbiamo imparato. Quindi, disegniamoci il nostro ciclesano nella conformazione a sedia. Quindi, io parto sempre dall'alto, ma se volete potete partire anche dal basso, è esattamente uguale. Eccolo qua. Posizioniamo, come al solito, gli idrogeni. Quindi, idrogeno. Questo qua mettiamolo un po' meglio, perché ricordatevi sempre che l'angolo all'incirca dovrebbe essere di 109 gradi, no? Perché è un carbonio SP3. Idrogeno. Idrogeno. Idrogeno, idrogeno e così via, e poi mettere tutti gli idrogeni come abbiamo visto nello scorso video. Quindi cominciamo. Facciamo la posizione trans in cui tutti e due i clori sono assiali. Eccola qua. Uno su e l'altro giù. Ora facciamoci la posizione trans in cui entrambi i clori sono in posizione equatoriale. Quindi cancelliamo gli idrogeni. Cloro. Cloro, idrogeno, idrogeno. Ok? Notate come in questo caso non ho più bisogno di usare cuneo e tratteggio perché sto già facendo una rappresentazione tridimensionale, cioè è già evidente nel disegno chi viene verso di me e chi va dietro. Allora, quindi abbiamo detto la conformazione equatoriale, con i due clori in posizione equatoriale, è quella più stabile. Ora, vediamo invece cosa succede. Se invece di prendere l'1,2 di clorociclesiano, prendiamo l'1,3. Se prendiamo l'1,3 di clorociclesiano, anche in questo caso possiamo avere due isomeri diversi. Un isomero cis. Quindi Cl e Cl e un isomero trans. Quindi Cl e Cl. Ok? Anche questa volta proviamo a disegnarci le conformazioni possibili e cerchiamo di capire qual è la più stabile. Senza usare i modellini questa volta, cerchiamo di vederlo direttamente sul foglio. Perché alla fine durante l'esame non avrete i modellini, quindi dovete imparare a visualizzare con la mente la geometria delle molecole che state utilizzando. Quindi, come al solito, ci disegniamo con la mia scrittura disastrosa il nostro ciclesano a sedia. Mettiamo i nostri idrogeni, quindi idrogeno, 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 idrogeno. E poi c'ho tutti gli altri idrogeni, ok? Quindi idrogeno, idrogeno. Idrogeno, idrogeno, gli altri li risparmio semplicemente per non fare casini nel foglio, tanto non sono importanti. Quindi iniziamo. Iniziamo col cis, ok? Quindi questo qua sarà il cis. Allora, prima cosa, io so che già cominciate a confondervi nel dire ok, cis, quindi devono stare tutti e due in assiale, tutti e due in equatoriale, come mi comporto? Il modo migliore è disegnare la struttura a sedia e poi guardare gli idrogeni assiali. Ok? Allora, prima tra il carbonio, questo è il carbonio 1, questo è il carbonio 2 e questo è il carbonio 3. A me interessano il carbonio 1 e il carbonio 3. Guardate come le posizioni assiali questa volta sono in cis, ok? Non sono più in trans. Cis, quindi sopra, sotto, sopra di nuovo. Ok? Prima le due posizioni assiali erano opposte, erano trans. Qui le due posizioni assiali in 1 e in 3 sono in cis, sono dalla stessa parte. Ricordatevi che nel ciclesano con formazione a sedia gli idrogeni si alternano, ok? Quindi posizione assiale su, giù, su, giù, su, giù. Per cui subito partiamo col fare la conformazione mettendo i clori in posizione assiale. È sicuramente la meno stabile, ma intanto ci fa già capire come devono essere messi. Quindi lo mette dalla stessa parte, quindi in questo caso tutti e due su. Quindi tutti e due in assiale.
Ovviamente tutti e due in assiale, abbiamo detto che è una struttura poco stabile. Ora, se in cis devono essere tutti e due in assiale, allora se li voglio mettere in equatoriale, devono essere tutti e due in equatoriale. Ok? Per cui, dato che questa qua è la meno stabile, qui rimetto gli idrogeni e qui rimetto i clori. Cloro e cloro. Questo qua è il cis-1,3 di cloro cicloesano nella conformazione più stabile, che è la conformazione nel quale il cloro è equatoriale. Ricordatevi che il passaggio tra le due conformazioni, quindi conformazione cloro equatoriale e conformazione cloro assiale, è un passaggio di conformeria, quindi una cosa che avviene in continuazione, mentre il passaggio dal cis al trans è proibito, quindi dovete rompere il legame con una reazione chimica e fare una nuova reazione chimica per formare il legame. Ok? Quindi, da un conformare all'altro ci si passa direttamente, da un isomero geometrico all'altro no. Quindi, questa qua è la conformazione più stabile per il cis. Bene, passiamo al trans allora. Quindi, anche questa volta ci disegniamo il nostro cicloesano a sedia. Di nuovo, gli mettiamo idrogeno. Questa volta l'ho fatto un po' più grande. Idrogeno. Idrogeno, idrogeno, idrogeno e idrogeno. Ok, questa volta vogliamo fare la conformazione trans, quindi i due clori devono stare dalla parte opposta. Allora, di nuovo, guardiamo in posizione 1 e in posizione 3 in che rapporto stanno gli idrogeni assiali. Gli idrogeni assiali sono nella stessa parte, quindi sono in cis. Allora, se i due clori li voglio mettere in trans, uno deve stare in posizione assiale e l'altro deve stare in posizione equatoriale. Giusto? Vi torna? Spero di sì. Non potete rispondermi tanto, però spero che vi torni, altrimenti nel caso ovviamente lasciate un commento come al solito. Ovviamente in questo caso, nella conformazione trans, ho un solo conformero possibile. Perché? Perché qui, anche se mettessi questo qua invece che assiale in equatoriale, quindi questo me lo metto qui, qua metto idrogeno, qua metto idrogeno e qua allora devo mettere cloro. Ovviamente c'ho sempre un cloro assiale e un cloro equatoriale, per cui cambia poco. Ok? Bene, quindi io per oggi mi fermerei qui. Oggi io vi ho fatto vedere con l'1,2 di cloro ciclesano, l'1,3 di cloro ciclesano, ovviamente potete continuare, potete per esempio per esercizio provare a vedere qual è la conformazione più stabile nell'1,4 di clorociclesano. In realtà spesso nel libro trovate questo esempio con i metili, perché il metile è molto più ingombrante rispetto al cloro. Quindi io vi ringrazio, spero di essere stato chiaro, come al solito, se avete dubbi lasciate un commento. Noi ci vediamo la prossima settimana con qualche esercizio. Quindi alla prossima!